Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona è dedicata alla scrittura creativa, con l'aiuto di Gemini, la intelligenza artificiale di Google. Un corso basico di scrittura creativa, spiccatamente orientato alla fantascienza con aperture alla climate fiction. Doveva per forza esserci nella playlist alcuni contributi di intelligenza artificiale su alcuni temi di scrittura creativa. L'intelligenza artificiale è il sogno proibito di tutti gli autori di fantascienza e oggi qua, online, ai primi di XXI secolo, in modo gratuito, alla distanza di un click. Gemini IA è una intelligenza artificiale generativa. Ossia, ha un algoritmo, detto in modo brutale e barbaro, che gira su reti neurali. Però questo algoritmo non è simbolico, ma ha una complessa struttura di probabilità subordinata in relazione a sequenze specifiche di parole, che vuol dire che l'intelligenza artificiale non ha alcun senso logico simbolico nelle frasi che assembla, ma ha solo cifre probabilistiche sui significanti che associa. Intelligenza artificiale? Beh, più che altro demenza artificiale. Ma Gemini IA, nonostante abbia questo grave limite, se la cava molto bene per certi limitati compiti. Ho fatto fare a Gemini IA di Google un piccolo tema per espandere e spiegare cosa sia la tecnica show don't tell nella scrittura creativa. Ok, adesso andiamo ad ascoltare Gemini, intelligenza artificiale, su come ce la racconta sul tema dello show don't tell in scrittura creativa. Show, don't tell. Cos'è e quando usarlo nella scrittura creativa? Nella scrittura creativa, il show, don't tell, mostra, non raccontare, è una tecnica fondamentale per creare una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Si tratta di evitare di descrivere esplicitamente le emozioni, i pensieri o le caratteristiche dei personaggi e delle situazioni, ma di mostrarli al lettore attraverso azioni, dialoghi e dettagli sensoriali. In parole semplici, invece di dire "era triste", mostra la tristezza del personaggio facendolo piangere, abbassare lo sguardo o chiudersi in se stesso. Invece di dire "la città era caotica", descrivi il caos con il rumore assordante del traffico, l'odore acre dello smog e la folla che si muove freneticamente. Esempi pratici. Invece di "era un uomo coraggioso", mostra "si lanciò all'inseguimento del ladro senza esitare, nonostante il pericolo". Invece di "la stanza era buia e spaventosa", mostra "il bambino avanzò lentamente nel corridoio, il cuore che gli batteva forte nel petto. La luce fioca della candela proiettava ombre sinistre sulle pareti. Un rumore improvviso lo fece sobbalzare. Quando usare lo show, don't tell? Per rendere la storia più viva e coinvolgente. Il lettore non è solo informato di ciò che accade, ma è come se lo stesse vivendo in prima persona. Per far immergere il lettore nella storia e nei personaggi. Descrivendo i dettagli sensoriali e le azioni dei personaggi, il lettore può immaginare di essere lì con loro. Per creare suspense e tensione. Mostrando le emozioni e i pensieri dei personaggi in modo indiretto, lo scrittore può aumentare l'attesa e il coinvolgimento del lettore. Quando non usare lo show, don't tell? Quando è necessario fornire informazioni al lettore in modo rapido e conciso. In alcuni casi, è più efficace dire esplicitamente qualcosa che descriverla attraverso azioni e dettagli. Quando il lettore già conosce le emozioni o i pensieri del personaggio. Se il personaggio ha già espresso la sua tristezza in precedenza, non è necessario mostrarla di nuovo in modo dettagliato. Quando la descrizione sarebbe ridondante o banale. Non è necessario descrivere ogni singolo dettaglio di una scena, soprattutto se non è rilevante per la storia. In generale, lo show, don't tell, è una tecnica preziosa che può arricchire la tua scrittura e renderla più coinvolgente per il lettore. Tuttavia, è importante usarlo con giudizio e non esagerare. Se non sei sicuro di quando usarlo,
è sempre meglio peccare per difetto e fornire solo le informazioni necessarie per far avanzare la storia. Ricorda, il tuo obiettivo è quello di creare una storia che catturi l'attenzione del lettore e lo trasporti in un altro mondo. Lo show Don't Tell è uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo, ma non è l'unico. Usa la tua creatività e il tuo buon senso per trovare il modo migliore per raccontare la tua storia.